Hai mai provato a farlo in casa? È troppo buono ed è profumatissimo. Oggi facciamo insieme il croccante di mandorle. Versiamo le mandorle in acqua fredda e poi le facciamo bollire. Scoliamo e poi andremo a passarle sotto l'acqua fredda. Scoliamo bene. Poi andiamo a pelare le mandorle una alla volta. Dopo aver pelato le mandorle, versiamo in una padella forata e le facciamo tostare per bene. Versiamo lo zucchero nella padella e aggiungiamo 1 o 2 cucchiai d'acqua. Mescoliamo e poi andiamo ad aggiungere le mandorle. Scorza di limone e mescoliamo ancora. Dobbiamo mescolare fin quando diventano prima grumose e poi man mano iniziano a caramellizzare. E a questo punto saranno pronte. Versiamo in un vassoio con carta forno. Stendiamo con un limone come la tradizione abruzzese o con la lama di un coltello. Ed ecco qui, dopo aver riposato, è pronto per essere sgranocchiato. E provatelo perché è speciale e seguitemi per la prossima ricetta.